ultima gara di girone tra Corinthians e Paris Saint-Germain. Hanno bisogno di una vittoria i francesi per sperare almeno nel terzo posto, ma l'inizio non è dei migliori. L'errore di Douglas che regala la palla a Pedrinho, che è molto freddo nell'infilare il portiere francese sul primo palo, e allora Corinthians in vantaggio con il secondo gol del torneo del numero 7 Pedrinho. L'errore piuttosto grossolano di Douglas. Pedrinho ringrazia. 1-0 Corinthians, si fa dura per il PSG, che però pareggia in avvio di ripresa con questa stupenda punizione del numero 4 Naufel Elanak. Il suo primo gol del torneo è il gol che ridà una speranza alla Paris Saint-Germain, che ha bisogno di vincere per andare avanti e sperare quantomeno nel terzo posto nel ripescaggio. Punizione davvero stupenda del numero 4 del PSG, imprendibile per il portiere Bruno. Corinthians che si rimette però a giocare in attacco, allora l'azione di Iago che dopo l'incertezza di Colela offre a Pedrinho il pallone che vale il 2-1. L'incertezza del numero 5 francese, che se la prende anche un po' con i compagni, spietato Pedrinho dopo l'errore qui anche di Ouvre, sinistro raso terra che non dà scampo a Douglas. Servono allora due gol per il PSG, che si riversa in attacco, pallone in mezzo, mischia, forse anche carica il portiere di Vendentilli su Bruno, così dice l'arbitro che interrompe il gioco. Rivediamo anche qui da dietro la porta. Vendentilli colpisce in maniera proibita Bruno, che aveva abbrancato il pallone. PSG in costante proiezione offensiva, va ancora Elanak a creare problemi, Bruno respinge a porta vuota, Ouvre riapre ancora il discorso, 2-2. Pareggio di Ouvre, secondo gol nel torneo per il biondo esterno sinistro del PSG dopo la rete al Benfica. L'errore qui anche del numero 4 Mateusz, uno dei rarissimi errori del numero 4 del Corinthians. Pareggia Ouvre, finale incredibile con il PSG a caccia del 3-2. Ci prova Kelei, la parata da parte di Bruno, poi ancora Bruno strepitoso nella parata, qui ancora su Vendentilli, un intervento prodigioso del portiere del Corinthians, vero e proprio eroe della qualificazione possibile. Ancora Douglas, addirittura il portiere, ancora Bruno respinge, poi perfeziona il disimpegno Riccardo Neto. Finale davvero emozionante, finisce 2-2, passa il Corinthians forse come miglior terza.